Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video con il Mavic Air. Oggi questo video è dedicato al Mavic Air perché finalmente è uscita l'applicazione Litkey, è diventata compatibile con il Mavic Air. È una versione beta, io ce l'ho perché sono iscritto al programma Beta Tester, quindi adesso guardiamo un attimo com'è l'applicazione Litkey, che secondo me ha delle funzioni che quella di DJI Go non ha. Quindi adesso la guardiamo un attimo e poi la proviamo per la prima volta insieme. Quindi adesso guardiamo da vicino e poi proviamo il Mavic con Litkey. Ok ragazzi, questa è l'applicazione Litkey. La prima cosa che salta all'occhio è che è in italiano. Sebbene la versione beta è già in italiano. Quello che invece DJI non fa, cioè non capisco perché snobbi la lingua italiana. Quindi la troviamo sempre solo nella lingua inglese. Mentre Litkey già ce la dà in italiano nella versione beta. Qua in alto a destra, se spremiamo le tre rotelline, ovviamente abbiamo un menu da cui possiamo configurare di tutto, più o meno come poi è il menu di DJI. Quindi questo è il menu, vedete tutto in italiano. Usciamo dal menu, andiamo a vedere le funzioni principali di Litkey, cioè le funzioni che DJI Go 4 non ha. Allora, clicchiamo qua in alto a sinistra sul simbolo di Litkey e vedete che si apre il menu. Queste sono le funzioni di volo di Litkey. Abbiamo la funzione FPV, cioè la funzione in cui possiamo usare un qualsiasi visore in cui possiamo inserire il nostro smartphone e a quel punto possiamo volare in prima persona senza spendere cifre assurde, basta un visore anche da 20 euro come quello che ho io, quindi dopo lo proveremo con quello e possiamo volare in prima persona perché Litkey ovviamente, avendo la funzione FPV, configurerà lo schermo del nostro cellulare per le lenti del visore. Poi abbiamo la funzione che è quella più interessante di Litkey, cioè i waypoint. Nei waypoint, se noi clicchiamo, abbiamo due possibilità. Possiamo o andare a, cliccando qua sulla chiave inglese, possiamo andare a disegnare, vedete, la forma che vogliamo che esegua il nostro Mavic. Qui possiamo regolare l'altezza, la velocità. Adesso lasciamo tutto di default, facciamo applica, vedete che ha messo lui i waypoint, cioè io solo ho disegnato la forma con il dito e lui ha messo i waypoint, qua in basso ci dice la distanza, schiacciamo la X, eliminiamo tutto, o se no l'altra possibilità che abbiamo è sempre con la chiave inglese, schiacciamo il quadrato e andiamo a mettere, vedete, manualmente i waypoint, li mettiamo e lui chiude il giro del nostro Mavic. Questa è la funzione ovviamente più interessante di Litkey che manca di DJI Go 4. Mentre qua a sinistra abbiamo la possibilità, schiacciando l'ingranaggino che troviamo qua nel lato, vedete, di fare tutte le impostazioni della missione: automatico, iniziale, manuale, personalizzata, nessuno, ritorno a casa, terra, cioè sono tutte le azioni che lui fa una volta che parte la missione. Poi clicchiamo sempre in alto a sinistra sul simbolo di Litkey, vedete c'è Orbit, sarebbe più o meno come Point Interest per DJI Go, solo che funziona in maniera diversa, perché qua viene, in poche parole, una volta che noi clicchiamo il punto in cui vogliamo girare intorno, vedete, viene disegnato un cerchio. Se noi clicchiamo in mezzo sul simbolino blu, possiamo decidere l'altitudine e il raggio del cerchio, quindi lui decolla e automaticamente fa questa azione, secondo me più pratica di quella di DJI Go 4, che è un po' più complessa per fare questa funzione. Poi invece andiamo già nella mappa a selezionare il punto a cui vogliamo girare intorno, lui parte e va, mentre con DJI Go 4 secondo me la cosa è un po' più macchinosa. Poi le altre cose sono funzioni che comunque ha anche DJI Go 4, cioè pano sarebbe la fotografia sferica che poi si può guardare con i player 3D, o focus e track, che comunque sono tutte funzioni di track, cioè di seguire la persona o un oggetto o un mezzo di trasporto. Quindi queste funzioni che poi ha anche DJI Go 4. La funzione interessantissima che ha sempre Litkey è Mission Hub, cioè entrando nel sito Litkey, registrandosi ovviamente, possiamo andare a guardare la cartina di dove dovremmo andare a fare la missione, quindi programmare la missione direttamente dal PC dove verrà caricata la mappa satellitare di Google, programmata la missione cioè con i vari waypoint, le altezze, le velocità e tutto quello che vogliamo, c'è un sacco di parametri da impostare, salviamo quello che siamo andati a impostare, quindi verrà salvato sul cloud di Litkey e una volta che siamo giunti nella location dove dobbiamo fare la missione basterà andare a scaricare dal cloud di Litkey la missione, una volta scaricata nel nostro smartphone daremo via la missione e lui partirà e farà quello che abbiamo programmato a casa. Quindi adesso
non perdiamo altro tempo e proviamo queste funzioni di LeetKey, sperando che funzioni perché è in beta, non l'ho ancora provata, la sto provando la prima volta con voi, quindi adesso partiamo, decolliamo e speriamo di riatterrare. Allora, adesso proviamo la funzione Waypoint. Una cosa che ho notato è che è lentissimo nel caricare la mappa dal satellite. Quindi adesso proviamo lo stesso a disegnare i waypoint per vedere se comunque funzionano. Andiamo a disegnare quelli a mano libera. Quindi andiamo a disegnare, selezioniamo, andiamo a disegnare un quadrato intorno a noi, un quadrato più o meno, altezza di 30 metri lasciamo quella e velocità utilizzata da crociera. Quindi a questo punto la dimensione della curva la lasciamo a 0 e lasciamo applica, quindi in teoria cliccando qua a sinistra sul triangolino dovrebbe partire. Vedete che il Mavic parte. Ok, il Mavic adesso ha raggiunto l'altezza di 30 metri e ha iniziato la missione. Ok, adesso vedete che sta tornando, sta disegnando quella specie di quadrato che ho disegnato io, facendo tutti i waypoint che io ero andato a facendo tutti i waypoint che lui è andato a mettere per formare quella specie di quadrato che io avevo disegnato. Ogni waypoint lui si blocca e si gira con un angolo abbastanza secco, anche quella l'angolo di curvatura del drone si può impostare per avere un angolo più morbido o più secco. Adesso abbiamo anche la velocità di percorrenza in chilometri orari ed è bellissimo vedere sulla mappa il simbolo del LeetKey, cioè sarebbe il nostro drone che sta percorrendo i vari punti. Adesso ho fermato la registrazione, fermando la registrazione il Mavic si blocca e annulla la missione. Adesso proviamo a fare un ritorno. Ok, il Mavic adesso sta tornando. Ok, adesso andiamo a inserire lo smartphone nel visore. Ripeto, questo è un visore da 20 euro, ovviamente la qualità delle lenti non è un granché, però giusto per provare a avere un'idea di come funziona LeetKey in FPV va più che bene, anche perché tanto per avere un'idea di come guidare in prima persona un drone. Dai, porca. Ok, adesso andiamo a attivare la funzione FPV, clicchiamo in alto a sinistra, FPV, poi clicchiamo in alto a destra dove c'è il simbolo del visore, che è stata creata l'immagine doppia che poi diventerà ovviamente un'immagine unica quando inseriamo lo smartphone, e nelle lenti abbiamo tutte le informazioni che ci interessano sullo stato del nostro Mavic. Quindi andiamo a inserire. Quindi adesso ragazzi siamo pronti a volare in FPV. Devo dire che già da fermo è bellissimo, quindi adesso decolliamo e vediamo come volare in FPV con un visore da soli 20 euro. Un visore da 20 euro è bellissimo, immagino usare un visore già da 50-60 euro con una qualità diciamo maggiore. No, ragazzi, questa funzione è ottima, anche se in modalità beta probabilmente migliorerà, anche perché ogni tanto l'immagine è un po' squadretta. Adesso inizia a suonare le batterie che iniziano ad essere quasi scariche, quindi adesso facciamo un return to home perché iniziamo a andare in carenza di batterie. Quindi iniziamo un attimo qua il visore, se non vedo una mazza. Ok, return to home. Non so neanche dove sono. Guarda che sono andato così lontano. Ragazzi, è bellissima sta cosa,
soprattutto per comunque la minima spesa che bisogna fare per provare. Dopo, secondo me, il Mavic non nasce per essere usato in FPV, cioè per fare le riprese video, secondo me è meglio usarlo con il display nel telefono. Però devo dire che ha il suo fascino vedere in prima persona, sembra di essere sul drone. Ok, il Mavic sta tornando. Quindi ragazzi, l'accoppiata Litke e Mavic Air, anche in versione beta, direi che non è stata male. Diciamo che i waypoint funzionano bene, anche se sono da provare in maniera più intensa. Per oggi era solo la prima prova, quindi lo proveremo con più intensità. La funzione FPV funziona benissimo. Che non funziona molto bene è il caricare la mappa. Non capisco come mai ci abbia messo una vita a caricarsi e non l'ha neanche caricata del tutto. Però per il resto funziona tutto bene. Sicuramente con questa funzione dei waypoint si dà una marcia in più al Mavic Air, che comunque con la DJI Go 4 non abbiamo. Quindi ragazzi, come al solito, se l'anteprima di Litke in versione beta vi è piaciuta, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, anche a quello Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!